Grazie, buongiorno a tutti. In queste 2 giornate si è molto parlato di controlli, però è indubbio che tra le competenze che caratterizzano il sistema ambientale un ruolo di indubbia rilevanza e significato è riservato anche alla formulazione dei pareri. Pareri che devono presentare quale requisito caratterizzante solidità tecnico-scientifica di tutela. Scusa. Di tutela ecologico-ambientale nell'ambito del sistema unico della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria. Senza entrare chiaramente in tutte le indicazioni e prescrizioni normative che costituirebbero indubbiamente un appesantimento di questa relazione, non si possono non quantomeno indicare tutte quelle cattività. O almeno parte di tutte quelle attività dei vari settori ambientali nei quali il sistema agenziale viene con frequenza quasi giornaliera chiamato ad operare. Il moderatore ricordava i 75.000 pareri circa che sono stati prodotti dal sistema nell'anno 2012. Nel periodo 2009-2012 l'incremento di pareri è stato del 12%, quindi questo indica indubbiamente l'importanza di questa attività nell'ambito delle nostre. E quando si parlava prima dell'intervento precedente dell'importanza della fase istruttoria anche nell'ambito dei controlli, sicuramente questo è un passaggio molto importante. Questi pareri vengono richiesti. Ripeto, con frequenze molto, molto elevate, sulla base di appunto richieste formulate da quelle amministrazioni attive che esplicano appunto funzioni tipicamente autorizzative. Quindi, essendo i pareri formulati dalle agenzie e quindi rivestono un ruolo fondamentalmente consultivo e non vincolante per l'autorità competente, occorre rilevare che nella prassi corrente tutti gli atti autorizzativi si basano anche, se non soprattutto, sulle posizioni espresse appunto dagli organi tecnici. Questo aspetto, che indubbiamente riserva un ruolo importante, strategico, di straordinaria importanza al sistema ISPRA-ARPA-APPA, deve altresì imporre un particolare attenzione e un'attenta valutazione in fase di formulazione del parere, in quanto esso, che deve essere pienamente rispettoso delle normative ambientali, deve risultare altrettanto equilibrato nel considerare anche il contesto ambientale nel quale la tematica o proposta di insediamento oggetto di istruttoria dovrebbe collocarsi. Quindi, qualsiasi analisi di una problematica ambientale, ancorché di rilievo locale, non solo non può prescindere dalla considerazione del contesto di riferimento, ma deve tener conto dell'ordinamento giuridico europeo alla luce del riparto delle competenze tra Unione Europea e Stati membri del settore ambientale. Queste giungono, e non dimentichiamolo, sono molto importanti, indirizzi di politica ambientale dettati anche da norme emanate a scala regionale. Quindi, a fronte di corpus di norme europee e nazionali in continuo e costante aggiornamento, emerge in maniera evidente come la sostanziale e radicale evoluzione che nell'ultimo anno ha subito tutta la tematica dei pareri tecnici e tecnico-scientifici. E qui facciamo un brevissimo passo indietro. A quelle che erano le storiche figure che costituivano i presidi multizonali di prevenzione, dei quali 20 anni fa tutto il sistema è nato e che erano, ormai medici ne sono ben pochi nel nostro sistema, comunque chimici, biologi, si sono via via assunte professionalità diverse, che qui le vedete: ingegneri, fisici, modellisti, architetti, naturalisti, laureati in scienze ambientali, geologi, statistici, informatici, ma anche altre figure, che costituiscono ormai una dotazione organica imprescindibile per questa tipologia di attività. Ne sarebbe ipotizzabile che un sistema agenziale che annovera tra i suoi compiti istituzionali, oltre alle vigilanze, al controllo di cui si è parlato, la prevenzione ambientale, le funzioni pubbliche di vigilanza ambientale, ma anche il supporto tecnico-scientifico, questo sistema non possa essere competitivo se non avendo appunto all'interno del suo contesto operativo e organico quelle professionalità multidisciplinari tecnicamente adeguate in grado di dare una risposta. Quindi il passaggio dei presidi multizonali di prevenzione al sistema agenziale non ha rappresentato solamente un'operazione di ristrutturazione o di riorganizzazione dei sistemi ambientali,
ma identifica un sostanziale e profondo mutamento culturale. E quindi se consideriamo ad esempio alcuni procedimenti quali la VIA, la VAS, che sono altamente complessa, è evidente come queste figure abbiano indubbiamente un ruolo importante. Quindi, se noi andiamo velocemente a, e non le citerò sicuramente tutte queste 30 procedure, però se pensiamo a quello che ogni giorno noi dobbiamo effettivamente dare risposta, quindi dagli scarichi in pubblica fognatura, le acque superficiali, le acque di bagnazione, impianti di classificazione acustica, impianti, linee elettriche, impianti, radio TV e radio base, ma possiamo citare ancora le terre e rocce da scavo, l'utilizzo di fanghi in agricoltura, gli effluenti di allevamenti, senza entrare in procedure ancora più complesse, quali l'autorizzazione EMAS e poi l'autorizzazione integrata ambientale, la VIA, la VAS, la direttiva Habitat. I nuovi possibili inserimenti nell'ambito della VIS, della VDS, le procedure di danno ambientale, rendono evidente come questo supporto sia assolutamente importante. Inoltre, le agenzie regionali svolgono ulteriori attività di supporto tecnico alle proprie regioni, province e comuni di riferimento, ai sensi di specifiche norme regionali di settore, oltre a quanto già previsto dalla propria legge istitutiva. Una componente non trascurabile di attività viene svolta anche quale supporto tecnico-scientifico per l'autorità giudiziaria, nonché per altri enti e corpi preposti a funzioni pubbliche di vigilanza nel settore ambientale. Sulla base delle complessità delle matrici oggetto di valutazione, nonché dell'articolato quadro normativo nell'ambito del quale tutta la tematica necessariamente si inserisce, emerge in maniera evidente come la formulazione di un parere non possa e non debba essere prodotto di un singolo, ma debba necessariamente prevedere il contributo di più professionalità tecniche ed esperti nelle differenti materie, in grado di poter motivatamente e tecnicamente valutare le diverse progettualità, costituendo in tal modo un sistema complesso di competenze. Relativamente a tale problematica, anche alla luce della situazione economica sicuramente in Florida che sta attraversando il nostro paese. Sta attraversando il nostro paese, scusa, eccola. Una possibile soluzione appunto per avviare queste problematiche potrebbe individuarsi appunto in una diversa organizzazione del lavoro che prevede la costituzione di strutture multidisciplinari interagenziali, valorizzando e integrando competenze e professionalità rintracciabili all'interno delle diverse componenti del sistema agenziale. Tali strutture, che potrebbero avere anche un carattere temporaneo, potrebbero essere in grado di condividere e affrontare quelle tematiche riconosciute attraverso un processo concordato che siano di particolare complessità, ovvero che potrebbero riguardare aree geograficamente limitrofe che in tal senso potrebbero fare efficacemente sistema. Ciò dovrebbe partire da un lavoro di ricognizione nazionale, di valutazione e di identificazione dei problemi e delle possibili soluzioni a cui connettere e con cui intersecare i dati riferiti alle risorse umane disponibili, intese come capitale di conoscenze del sistema delle agenzie, strutturando una sorta di banca delle competenze. Questa proposta mette in luce una criticità che potremmo definire storica. Il territorio nazionale risulta oggi amministrativamente suddiviso in distinte realtà regionali, per cui oltre le due province autonome di Trento e Bolzano, questa condizione ha determinato di fatto l'attuale articolazione del sistema agenziale, formato da 21 agenzie tra regionali e provinciali, oltre a ISPRA. Questa situazione, che presenta l'innegabile vantaggio di privilegiare la conoscenza delle caratteristiche e delle problematicità ambientali del territorio di competenza, non può tralasciare la concreta ipotesi, per non dire realtà, che ogni singola agenzia possa formulare pareri non omogenei nei confronti di tematiche analoghe.
L'istituzione di un'unica scuola di formazione per esperti del sistema agenziale, in grado di fornire unicità di approccio, almeno nei confronti di alcune tematiche di rilievo sovraregionale, definendo metodologie operative comuni, potrebbe costituire una proposta in grado di dare risposta ai problemi sopra esposti. La già ricordata evoluzione e proliferazione delle normative in campo ambientale, che indubbiamente comporta via via valutazioni sempre più complesse e articolate, non dovrebbe risultare il motivo principale per cui si dovrebbero istituire questi gruppi, che semmai avrebbero un senso proprio in un'azione di riorganizzazione e miglioramento complessivo dell'efficienza e dell'efficacia delle competenze, che solo attraverso il confronto e lo scambio scientifico e culturale potrebbero arricchirsi, soprattutto per affrontare il dinamismo e il divenire delle problematiche ambientali. Diventa altresì prioritario procedere, se ne ha parlato più volte in questi due giorni, a una riforma della normativa ambientale attraverso un processo di semplificazione e di riordino della stessa, riforma della quale il sistema ARPA, APA, ISPRA non può e non deve essere escluso, ma anzi essere chiamato a offrire il proprio apporto di professionalità e di esperienza che discende dal concreto lavoro sul campo e dal confronto reale con la complessità delle problematiche ambientali che, come già diffusamente espresso in questo contributo, hanno e avranno sempre più stretta interazione con gli aspetti economici e sociali del territorio, ovvero con la dimensione dello sviluppo sostenibile, fulcro delle politiche europee e degli Stati membri. Uno degli aspetti caratterizzanti il sistema delle agenzie è indubbiamente costituito dall'essere authority pubblica, e uno dei momenti nel quale questo ruolo di autorevolezza si esprime è proprio nella formulazione dei pareri, passaggio nel corso del quale non devono sussistere dubbi sulla terzietà del sistema. È sempre stato oggetto di discussione su come debba porsi un tecnico delle agenzie preposto alle istruttorie nei confronti di progettisti, se fossero utili o meno incontri tecnici in fase di valutazione della documentazione, se fosse opportuno o meno fornire fornire indicazioni tecniche, soprattutto per evitare generalismi o, peggio ancora, affermazioni quali me l'ha detto l'ARPA. Fermo restando che il ruolo dell'ARPA non è sicuramente quello di progettisti, ma di valutatori di progettualità, è altrettanto vero che il confronto può essere utile a entrambi. L'idea di un'authority avulsa dal contesto, nucleata dalla realtà sociale ed economica, con la quale gioco forza continue interazioni, è quantomeno anacronistica. La terzietà di un'authority pubblica consiste nell'essere necessariamente e doverosamente supra partes rispetto ai diversi portatori di interessi della comunità, ma assolutamente integrata e colloquiante con essi. D'altro canto, la teoria del command and control è emerso ripetutamente in queste due giornate. Il campo ambientale è ampiamente superata dai processi di partecipazione diffusamente previsti dalle politiche integrate e non di settore dell'Unione Europea. Una prima risposta a questi quesiti si trova nella legge 11 del 2014 della Regione Lombardia, Impresa Lombardia per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività, che prevede l'affidamento in una fase antecedente all'avvio dei procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale di una funzione di assistenza tecnica finalizzata all'insediamento produttivo delle imprese, al fine di consentire da parte del progettista la stesura di un progetto ambientalmente compatibile e correttamente localizzato sul territorio e che possa soprattutto consentire una più rapida e semplice conclusione del successivo iter amministrativo. L'articolo 3,4 della supracitata norma prevede infatti che per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, ARPA Lombardia possa effettuare una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica o riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti nella normativa ambientale vigente. Si tratta di un approccio assolutamente innovativo, di natura collaborativa, nel quale viene ribadita, almeno nelle intenzioni, la terzietà del sistema agenziale, che si integra pertanto in un processo di semplificazione, processo del quale il nostro Paese, in questa difficile fase di auspicato rilancio, ha assolutamente bisogno. E potrebbe essere proprio questo processo di semplificazione nella valutazione delle implicazioni ambientali e dei sistemi di sostenibilità quella sfida che compare tra i programmi di questa Assemblea.
Si ritiene in ogni caso opportuno segnalare che un simile approccio potrebbe risultare non esente dal rischio di un eccesso di coinvolgimento extraprocedimentale delle agenzie, che potrebbe confliggere con il richiamato ruolo di terzietà, nonché risultare di difficile controllo preventivo ai sensi delle recenti procedure anticorruzione. Peraltro, lo stesso articolo 21 del testo unico ambientale, relativo alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, prevede che il proponente abbia la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e la metodologia da adottare. Prevede altresì che l'autorità competente, e per la parte ambientale quindi il sistema agenziale, indichi le condizioni per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo i necessari atti di consenso senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento. Va peraltro ribadito il concetto che anche qualora attraverso successive integrazioni del proponente della documentazione presentata risultasse comunque un effetto ambientale negativo non evitabile né compensabile, il parere non potrà che essere non favorevole, anche se lo stesso potrebbe venire impugnato e dare l'avvio ad un contenzioso amministrativo, cosa già verificata in alcune realtà del territorio nazionale. Per ovviare almeno in parte a queste eventuali criticità, una soluzione potrebbe essere l'elaborazione di articolate linee guida nazionali sui criteri adottati dal sistema agenziale per esprimere i propri pareri, magari con una accessibilità in rete da parte del pubblico, affinché possano essere prodotti da parte dei proponenti per la valutazione da parte dell'organo di controllo, progetti e studi che presentino i requisiti di una preammissibilità. Ulteriore sfida, sicuramente di non facile fattibilità, stante la non omogenea articolazione e le difficoltà organizzative che interessano alcune agenzie, ma che potrebbe altresì consolidare il ruolo di autorità ambientale del sistema e la progressiva integrazione nella formulazione dei pareri a seconda delle problematiche oggetto di valutazione di tematiche quali ad esempio gli aspetti paesaggistici e naturalistici, il consumo di suolo, i cambiamenti climatici, oltre alla valutazione di impatto sanitario, al fine di rendere i pareri formulati più autorevoli e strutturati sotto il profilo tecnico-scientifico. È ragionevole prevedere che questi possibili argomenti da integrare nelle valutazioni agenziali dovrebbero essere considerati, approvati e formalizzati dall'autorevole intervento del competente Dicastero per l'ambiente, per evitare possibili o direi probabili situazioni conflittuali con altre amministrazioni. Ma è altresì innegabile che potrebbero costituire una straordinaria opportunità di crescita culturale e professionale di tutto il sistema delle agenzie, con indubbi riflessi anche in altri settori e contesti. Concludo con quella che è venuta fuori questa mattina ripetutamente, cioè non sottovalutare, non sottostimare l'ipotesi di rilanciare questo annoso problema della comunicazione, sia dei dati, come ad espressa volontà del legislatore tanto nazionale quanto europeo, sia di valutazioni generali specifiche su una gamma molto vasta di problematiche ambientali che, partendo per l'appunto da un'autority pubblica esperta e supra partes, possa essere in grado di fornire una visione esperta e competente, pena appunto il generalismo, l'approssimazione, se non addirittura l'errore, che viene compiuto frequentemente dai mass media. Anche in questo senso si esplica proprio quella funzione di authority, ovvero di garante della correttezza di quanto viene comunicato, questo prioritariamente a favore dei cittadini e dei loro amministratori. Grazie.